Vediamo quindi quali sono i meccanismi di espansione artificiale del credito, cioè dell'inflazione monetaria. Il sistema bancario aumenta la quantità di denaro in circolazione nell'economia, principalmente, attraverso due meccanismi, la stampa di denaro fiat, quindi creazione di credito dal nulla da parte della banca centrale, e questo sarebbe un reato di contraffazione se lo facesse un privato cittadino oppure un'associazione di cittadini. E il secondo meccanismo è il prestito o l'investimento da parte delle banche commerciali di una parte del denaro che è stato depositato, ma che non è stato prestato da parte dei depositanti, è stato soltanto depositato. Quindi le banche commerciali non avrebbero diritto a prestarlo ad altre persone, oppure a investirli, e in questo senso la riserva frazionaria, si configura come reato di appropriazione indebita se lo facesse qualunque altro cittadino che non è il sistema bancario, che è stato autorizzato in modo monopolistico attraverso un monopolio legale a poterlo fare da parte del potere politico costituito, esattamente come anche la Banca Centrale è stata autorizzata da una legge degli stati o dello Stato a poter creare denaro dal nulla. Quindi si tratta di reati di contraffazione e appropriazione indebita che sono stati resi legali. E questo è accaduto perché la legge intesa come positivismo giuridico, cioè la legge Fiat, ha sostituito la legge con la L maiuscola intesa come principio di non aggressione. La legge con la L maiuscola dovrebbe essere il limite non arbitrario a ogni potere coercitivo, invece la legge Fiat con la L minuscola, il positivismo giuridico, è lo strumento arbitrario di potere, strumento di potere coercitivo arbitrario, che nel caso del sistema bancario appunto rende legali questi due reati, la contraffazione e l'appropriazione indebita. La riserva frazionaria in particolare consente alle banche commerciali di moltiplicare il credito, ma le rende anche implicitamente in bancarotta, nel senso che le banche commerciali non avrebbero la disponibilità di restituire i soldi a tutti i depositanti contemporaneamente. Tuttavia la banca centrale può salvarle prestando loro denaro fiat che crea all'occorrenza letteralmente dal nulla, in modo virtualmente illimitato. La banca centrale, la banca delle banche, ha tre strumenti principali per manipolare arbitrariamente la quantità di credito e quindi di denaro. Primo modo, fissa arbitrariamente il coefficiente di riserva obbligatoria, limitandola in pratica a pochissimi punti percentuali. Questa è la proporzione di denaro depositato che le banche commerciali non possono prestare ad altri oppure investire, cioè le devono tenere in cassa pochissimi punti percentuali. Diminuendo questo coefficiente di riserva obbligatoria, il sistema bancario può espandere ulteriormente il credito, al di là dei risparmi esistenti. Secondo modo, la fissazione arbitraria del tasso di interesse che la banca centrale pratica sui prestiti che fa le banche commerciali. Anche in questo caso una diminuzione di questo tasso di interesse farà aumentare l'espansione artificiale del credito. Ma soprattutto il terzo modo sono le operazioni di mercato aperto, in cui la banca centrale compra beni o pezzi di carta, cioè titoli del debito pubblico, creando denaro dal nulla. Comunque, al di là delle differenze tecniche fra questi tre strumenti, tutti e tre servono per aumentare artificialmente la quantità di denaro attraverso il mercato del credito.